Desidero parlare stasera di una cosa molto importante nella vita del cristiano e anche nella vita di tutta l'umanità. Credo che la paura è diventata la malattia del secolo. E più del cancro, più quante persone depresse, quante persone che hanno paura, paura dei giganti. E i giganti chiaramente ci sono, stiamo vivendo le guerre, non più una, ma ci sono tante guerre, epidemie, malattie. E noi sappiamo che tutte queste cose sono cose che devono accadere, la Bibbia ce lo dice in un modo chiaro, che sono cose che devono accadere. Però il Signore ci ha promesso anche una cosa, che l'amore perfetto, il suo amore, le sue promesse, la sua persona, questa relazione importante col Signore è quella che cancella, manda via completamente la paura. L'amore perfetto caccia via la paura. Vi voglio parlare un pochettino dell'Antico Patto, poi entriamo nel Nuovo Patto. In Numeri capitolo 13, versetto 1. L'Eterno parlò a Mosè, no? Perché il popolo di Israele esce dall'Egitto, incomincia a camminare, va lì nel monte Sinai e poi si incamminano per andare nella terra promessa. L'Eterno parlò a Mosè dicendo: manda degli uomini ad esplorare il paese che io do ai figli di Israele. Ne manderei uno per ogni tribù dei loro padri, siano tutti dei loro principi, addirittura dovevano essere non delle persone semplici, ma i principi. Così Mosè li mandò dal deserto di Paran, secondo l'ordine dell'Eterno. Tutti questi erano capi dei figli di Israele. Abbiamo visto che in 6 mesi, uscendo dall'Egitto, arrivano già alla promessa di Dio. Dio comanda di mandare questi 12 uomini ad esplorare, degli esploratori, qualcuno magari li chiama spie, ma sono degli esploratori, vanno a vedere in realtà cosa devono conquistare, perché chiaramente voi sapete che il Signore non ci lascia nell'ignoranza, il Signore ci fa capire i problemi, le difficoltà, le situazioni che dobbiamo attraversare nella vita, ma Dio ci vuole fare non più persone naturali, ma persone soprannaturali. Nel capitolo sempre 13, versetto 30, voi sapete che quando ritornarono questi 12 spie, scoraggiarono il popolo, almeno 10 scoraggiarono il popolo dicendo che c'erano i giganti, queste città fortificate. Era vero che era un territorio meraviglioso dove scorreva il latte e il miele, dove c'era grande abbondanza di benedizione, ma dovevano conquistarlo tutto questo, no? E vediamo che entra subito Caleb, Giosuè e Caleb sono stati quei due uomini che hanno visto le stesse cose, ma hanno parlato in un modo diverso. Nel versetto 30, 13:30, dice: Caleb allora calmò il popolo che mormorava contro Mosè e disse: saliamo subito, conquistiamo il paese, perché possiamo certamente farlo. Vedete, è importante che noi conosciamo le promesse di Dio. Dio l'aveva promesso ad Abramo, ad Isacco, a Giacobbe. Dio l'ha promesso a Giuseppe. Erano promesse che Dio aveva fatto e Dio aveva detto che sarebbe stato lui a combattere, lui a distruggere le opere del nemico. Ma gli uomini nel versetto 31 che erano andati con lui dissero: non possiamo salire contro questo popolo perché è più forte di noi. E inoltre abbiamo visto i giganti, i discendenti di Anak, provengono dai giganti di fronte ai quali ci sembrava di essere delle cavallette. Così
dovevamo sembrare a loro. Ora, questo tratto della parola di Dio, no? A cosa ci serve come insegnamento? Tutti noi, grazie a Dio nel nuovo patto, abbiamo ricevuto le promesse del Signore. Dio ci ha detto che ci deve trasformare, che ci deve cambiare. Tutti noi abbiamo un territorio dentro di noi da conquistare per Dio, no? Da adamitici, da peccatori, dobbiamo diventare figli di Dio, dobbiamo assomigliare a Gesù. Dio ci ha fatto questa promessa, ma c'è un nemico che è come i 10 che scoraggiavano, c'è un nemico che ti scoraggia, ma chi può cambiare il tuo carattere? Chi può cambiare la tua personalità? Ma chi può cambiare le schiavitù e i legami che tu hai? Non ce la puoi fare mai, sono dei giganti. O persone che sono malate, ma tu che sei malato, cosa vuoi fare? Egli è l'Eterno che ti guarisce e che ti libera. Abbiamo da conquistare il territorio anche del ruolo che Dio ci ha dato, perché Dio non vuole soltanto che conquistiamo il territorio, che diventiamo simili a Gesù e che rimaniamo fermi. Dio vuole che abbiamo un ruolo importante nel corpo di Cristo, non come persone naturali, ma come persone soprannaturali. E oltre il ruolo, abbiamo da conquistare anche un territorio dove scorre il latte e miele, dove c'è la benedizione di Dio, il regno di Dio. E dentro di noi, ma anche attorno a noi, il regno di Dio è nella tua famiglia, nel tuo lavoro, nella chiesa dove tu appartieni o nella chiesa che stai curando, dove Dio regna, dove lui è il Signore. Ma c'è un nemico, c'è un avversario. Vi ricordate Pietro camminò sulle acque? Signore, comandami di venire con te sulle acque. Ma poi incominciò a guardare il vento, incominciò a guardare i momenti difficili e si scoraggiò. E anche questi uomini, questi 10 uomini, hanno guardato le difficoltà, i problemi e si sono, il nemico, il diavolo, li ha scoraggiati perché esisteva, esiste, esisterà finché il Signore lo chiuderà e non ci sarà più per grazia di Dio. E allora è importante che noi possiamo capire questo. Caleb e Giosuè videro le stesse cose che videro i 10, ma che cosa era la differenza? Era il cuore, era il sentimento. Caleb e Giosuè erano innamorati di Dio, avevano quella relazione, quella comunione con Dio. E accade una cosa molto brutta: Dio si arrabbia, Dio li condanna e li condanna a 40 anni nel deserto, giravano attorno. Vedete, questo vale oggi anche per la Chiesa. C'è una Chiesa che è la generazione di Mosè, che sta girando attorno nel deserto, senza avere la potenza di Dio. Come diceva Paolo, il mio Vangelo non è un Evangelo di chiacchiere, di parole, perché loro facevano soltanto chiacchiere, erano un lamento continuo. Invece Caleb e Giosuè seguivano fedelmente Mosè, stavano attaccati con Mosè. E allora è importante questo perché alcuni cristiani dicono: no, ma c'è la presenza di Dio. I 40 anni nel deserto, la nuvola e la fiamma di fuoco non mancava, c'era la presenza di Dio. Dio mandava la manna, ma non era, quello era la misericordia di Dio. Non producevano, non facevano niente, giravano attorno. Quanti cristiani che stanno girando attorno senza conquistare le promesse di Dio per la paura? No, non ci vado più in chiesa, no, non ci vado, mi sto a casa, perché se no litigo con quello, litigo, ah, quello ce l'ha con me, questo. Andare in chiesa
sviluppa i doni, i talenti, sviluppa la vita spirituale. Tu non puoi sviluppare la vita spirituale se non vivi nell'assemblea, se non vivi insieme, se non vivi insieme nel corpo di Cristo, perché nel corpo di Cristo si sviluppano i frutti e si sviluppano anche i doni, e tu manifesti la potenza di Dio con l'amore, con la misericordia e con la grazia. Non ti fare prendere in giro dal diavolo, perché guardate, c'è l'esempio dei talenti. Quando Dio diede dei talenti, colui che sotterrò il talento è stato gettato all'inferno. E allora noi non vogliamo essere degli uomini e delle donne che sotterriamo. Il Signore ci ha dato addirittura le chiavi del regno. Dio ci ha dato la benedizione del Signore. E guardate che grande miracolo il Signore fa. Erano eredi, ma non hanno ricevuto l'eredità. In Cristo Gesù abbiamo ogni cosa pienamente. Abbiamo la salvezza, la casa sulla sabbia. Noi abbiamo la nostra casa sulla roccia. Ma vogliamo vivere un Vangelo soprannaturale. Il nostro Evangelo, come diceva Paolo, non è un Evangelo di chiacchiere. Gesù non mostrava soltanto parole, ma dove arrivava distruggeva le opere del diavolo. E qua c'è un grande miracolo. E qua nel libro di Giosuè, al capitolo 14, vi porto un altro esempio del Nuovo Testamento, magari nel frattempo Giosuè 14:6. Abbiamo due città nel Nuovo Testamento, Nazaret e Capernaum. Qual era la città che Gesù doveva vivere? La base di Gesù doveva essere Nazaret, non Capernaum. Ma cosa dice la Bibbia? Che non avevano fiducia in Gesù. Non credevano in lui. La paura blocca la fede. La paura ha bloccato la fede del popolo di Israele. Gli ha fatto perdere le promesse e gli ha fatto perdere tutto questo tempo. Giosuè capitolo 14, versetto 16. Allora i figli di Giuda si presentarono a Giosuè, a Gingal. Caleb, figlio di Gerfum, il Kenizzeo, gli disse: tu sai ciò che l'Eterno disse a Mosè, uomo di Dio, riguardo a me e a te, a Cades Barnea. Io avevo 40 anni, pensate, quest'uomo passa 45 anni, no? In un certo senso implicato nella disubbidienza degli altri. Ma Dio è un Dio meraviglioso, stupendo. Quando Mosè, servo dell'Eterno, mi mandò a Cades Barnea ad esplorare il paese, io gli feci un resoconto come l'avevo in cuore. Videro la stessa cosa, ma fecero un resoconto diverso. Allora vedete quanto è importante. Nel versetto 8 dice: mentre i miei fratelli che erano saliti con me scoraggiarono il popolo, io seguì pienamente l'Eterno, il mio Dio. L'influenza è una grande potenza. Nel versetto 9 dice ancora: in quel giorno Mosè fece questo giuramento: la terra che il tuo piede ha calcato sarà la tua eredità e dei tuoi figli per sempre, perché hai pienamente seguito l'Eterno, il tuo Dio. Ed è quello che Dio vuole fare nella tua vita e che vuole fare anche nella mia vita. Giosuè rimase fermo insieme con Caleb 45 anni. Ma vediamo che Dio è l'Iddio del soprannaturale. In Giosuè 14, versetto 11, dice: ma oggi, pensate, a 85 anni, Pastore Petrone, incoraggiamoci, io ne ho 76, perciò ancora ho voglia di lavorare e stiamo in procinto di costruire la chiesa, perciò ha voglia di lavoro. E come dice qua: ma oggi sono ancora forte come lo ero in giorno in cui mi Mosè mandò. Lo stesso vigore che avevo allora ce l'ho anche adesso, tanto per combattere che per andare e venire.
Lui non chiese lo sconto. Pensate, ho 85 anni. Dai, Giosuè, tu, io so che Dio ti ha chiamato ad essere il capo, a guidare il popolo, però fammi lo sconto. Mandami nel territorio più debole, più fragile, che io lo possa conquistare facilmente. Invece no, chiese il monte dove c'erano i giganti. Non ti preoccupare dei giganti, non ti preoccupare di quello che vediamo attorno, guerre, rumore di guerre. C'è sempre il controllo di Dio. Dio è sovrano. Io ti chiedo sempre, non guardare soltanto questo globo, guarda l'universo. Il tuo padre e il mio padre è colui che ha creato, che sostiene e mantiene l'universo, perché il nostro sistema solare funziona perfettamente, perché tuo padre e mio padre lo regge. Lui è il signore di tutto l'universo. E allora le promesse di Dio sono vere, stupende, meravigliose. E gli disse nel versetto 12: ora dunque dammi questo monte di cui l'Eterno parlò nel giorno che tu udisti. In quel giorno vi erano gli Anakim e città fortificate. Ma il Signore è colui che ci libera. Il Signore è colui che ci dà forza e vigore. Allora Giosuè benedisse Caleb e gli disse: ok, Caleb, vai e conquista questo monte. Che cosa rappresenta il monte? Vi ricordate il monte della trasfigurazione? Il diavolo non vuole che noi saliamo sul monte per vedere le meraviglie di Dio come Pietro, Giacomo e Giovanni. Il diavolo vuole che rimaniamo in pianura, che rimaniamo in una dimensione del naturale, affinché non abbiamo la pienezza dello spirito e non abbiamo l'unzione, quella potenza soprannaturale che distrugge le opere del nemico, le opere del diavolo. È importante che noi possiamo capire e comprendere tutte queste cose, affinché possiamo ricevere le promesse di Dio, conquistarle. Abbiamo bisogno di conquistare. Cosa ha detto il Signore? Che noi dobbiamo essere, non dobbiamo, noi siamo il tempio di Dio, ma c'è un nemico che lo vuole inquinare. No, non avere paura, ci sono. E io ora voglio andare proprio nel Nuovo Testamento per capire l'importanza di ricevere la pienezza dello Spirito. Abbiamo bisogno di nascere di nuovo, abbiamo bisogno di ricevere, no, attraverso il sacrificio di Cristo, la nuova nascita, il battesimo dello Spirito Santo, la pienezza di Dio nella nostra vita. Perché la paura, no, io non potrò essere mai simile a Gesù. Non è vero? Colui che ha iniziato un'opera buona la porterà a compimento. Ah, io non posso avere l'unzione. Gesù toccava le persone e le persone venivano guariti. Gesù scacciava i demoni. Ma lui ha detto: voi farete opere maggiori addirittura, simili a Gesù. Noi possiamo avere quell'unzione, quella potenza. E se fai una panoramica nel mondo che ci circonda, come dicevo, sette continenti, ci sono continenti dove c'è un risveglio spirituale, dove lo Spirito Santo guarisce, libera i prigionieri, il soprannaturale si manifesta. Non è lo stesso nostro Dio? Sì, non dipende da Dio, dipende da me. Più lo cerco, più sto alla presenza di Dio. Guardate, l'Apostolo Paolo, ma anche Gesù, in Romani 8:15, voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura. Sono stati liberati. E poi il nemico li ha convinti: no, tu non ce la farai. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Ma avete ricevuto uno spirito, lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio. Abbiamo ricevuto il seme di Dio.
Dice, avete ricevuto lo spirito, sempre in Romani 8:15, lo spirito di adozione per il quale grida Abba, Padre. Nessuno può dirti Dio non esiste, Dio non c'è, perché ce l'hai dentro, ce l'abbiamo dentro di noi. Caccia via la paura. La paura blocca la fede, la paura blocca le promesse di Dio, blocca le benedizioni nella tua vita, nella tua coppia, nella tua famiglia. La paura non è dal Signore. In 2 Timoteo 1:7 dice: Dio infatti non ci ha dato uno spirito di paura, ma di forza, di amore e di disciplina. La disciplina è una cosa importante, la perseveranza nella preghiera. E in 1 Giovanni 4:18, guarda cosa dice: nell'amore, non l'amore sessuale, non l'amore fileo, ma l'amore agapeo, quell'amore soprannaturale, quell'amore speciale, quell'amore meraviglioso. Gli occhiali a volte fanno gli scherzetti. Ok. Nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché la paura ha a che fare con la punizione. Chi ha paura non è perfetto nell'amore. E Paolo afferma, lo afferma Gesù. Ma in tutte queste cose, cioè la problematica della vita, la problematica del mondo di tenebre che ci circonda, che cerca di bloccare e cerca di fermare la nostra vita. Ma in tutte queste cose noi siamo più non vincitori, più che vincitori, ma in virtù di chi? In virtù di Gesù, in virtù dello Spirito Santo, in virtù di questo Padre eterno, questo Padre meraviglioso, questo Padre stupendo, meraviglioso che, grazie a Dio, si prende cura di te e di me. Lui vuole stare con noi sempre. E allora lì avevano i giganti, erano uomini, ma non capivano che avevano un combattimento che in realtà non era un combattimento umano. Non capivano le cose spirituali lì nell'antico patto. Ma nel nuovo patto il Signore ha rivelato, grazie a Dio, a noi, che il nostro combattimento non è contro la gente, non è contro le persone. Difatti, il primo, quando noi digiuniamo, preghiamo, noi stiamo lottando nello spirito. Prima si conquistano le cose spirituali e poi riceviamo le benedizioni nella praticità della vita. E allora la relazione con lo Spirito Santo, la relazione con Dio, caccia via la paura. E quando non abbiamo quella paura, incominciamo a capire meglio le cose di Dio. Incominciamo ad avere la giusta rivelazione, la giusta prospettiva delle promesse di Dio per la tua persona, per il corpo di Cristo, per la Chiesa dove tu appartieni e fai parte di un corpo, fai parte di una famiglia, perché la Chiesa è un ovile, sono i vari ovili nei vari posti delle città o nel mondo intero, che rappresenta il corpo di Cristo. Cristo è il capo. E lì cresciamo, sviluppiamo, grazie a Dio, tutte queste cose. In Efesini 6:10 dice: del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Non ogni tanto, ogni giorno, nella forza della sua potenza. Continuiamo ancora nel versetto 11. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo. Il diavolo ti insidia, ti scoraggia, ti mette paura, ma le promesse di Dio, lui è potente, ma noi abbiamo l'onnipotente. Noi abbiamo colui che ci mette in grado di vincere le tentazioni, di vincere le sue offerte, che ci fanno soltanto del male. E nel versetto 12 ce lo spiega.
Perché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, non è contro le persone, il nostro combattimento è contro Satana e i suoi demoni. Questo è quello che dobbiamo capire, perché sono invisibili e chiaramente si camuffano, si nascondono. È chiaro che si usano di uomini, si usano di persone, ma noi dobbiamo legare l'uomo forte. E dobbiamo sciogliere nel nome di Gesù i nostri figli, i nostri cari, e non dobbiamo avere paura delle sue insinuazioni. E grazie a Dio, ma il nostro combattimento, ci spiega, è contro i principati. Anche i demoni hanno una gerarchia, anche i demoni hanno una potenza spirituale. Difatti, cosa dice la parola di Dio nel Vangelo? Dice che quando una persona viene liberata, i demoni, il demone che esce, va attorno cercando dove possa andare, perché hanno bisogno di un luogo, la loro casa sono le persone. E quando non trova, torna di nuovo in quella casa e la vede libera, che non c'è Gesù, che non è ripiena di Dio, cosa fa? Prende, va a cercare 7 demoni peggiori, più potenti di lui, ed entrano in quella persona, e la condizione di quella persona diventa ancora peggiore. E sapete quante persone ci sono indemoniate? Persone che hanno problemi spirituali, persone che hanno le voci, persone che li chiamano schizofrenici, li chiamano pazzi, persone che sono depressi, che sono angosciati. La paura è la malattia del secolo. Il psicologo può capire le circostanze, ma non ha come risolvere il problema di quella persona. Gesù sì, Gesù ha la risposta per ogni problema, per ogni difficoltà. E come abbiamo detto qua, i principati, le potestà sono sempre altezze, no, di spiriti, dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi che sono i soldati nei luoghi celesti. Perciò prendete l'intera armatura di Dio. L'intera armatura di Dio la trovi nella parola e nello Spirito Santo, la spada dello Spirito. La parola è Gesù, il Signore, l'intera armatura di Dio, affinché possiamo resistere nel giorno malvagio, restare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. State dunque saldi, avendo ai fianchi, ai lombi, la cintura. Chi è la cintura della verità? È Gesù. Cammina con Gesù, muoverti con Gesù, relaziona con Gesù, stai vicino a Gesù e ti accorgi che Gesù ti chiama a vivere la verità. Il diavolo soffre quando noi diciamo la verità, quando viviamo nella verità, quando proclamiamo la verità del Vangelo. Rivestitevi con la corazza della giustizia. Chi è la nostra giustizia? È Gesù il Signore, colui che ha versato il suo sangue, colui che ci ha giustificati. Signore, grazie. Avendo i piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo, la parola di Dio, i piedi pronti a dichiarare le promesse che il Signore ha fatto per la tua vita e la mia vita. Come li puoi combattere? Li puoi combattere come diceva Gesù: sta scritto, e altresì sta scritto. Che meraviglia! E ancora, e soprattutto prendendo lo scudo della fede. Da dove viene la fede? La fede è un dono di Dio. La fede viene, è un dono dello Spirito Santo. La fede viene da Dio. Per spiegare, che cosa sono i dardi? I dardi sono i pensieri, le argomentazioni che il nemico cerca di far entrare nella tua mente. Usa lo scudo, la parola di Dio. Usa il messaggio dell'Evangelo. Satana, sta scritto che Dio si prende cura della mia vita, che il Signore è dentro di me, io sono diventato il tempio di Dio, il Signore è su di me, il Signore mi accompagna, il Signore mi guida, il Signore mi protegge, il Signore mi fa camminare nel suo progetto e nella sua via, perché io
conquisterò le promesse di Dio. Io conquisterò le promesse di Dio dentro di me. Conquisterò le promesse di Dio nella mia coppia e nella mia famiglia. Conquisterò le promesse di Dio nel territorio che Dio mi ha affidato. Tutto quello che la pianta del tuo piede calcherà, io te lo darò. Il Signore non vuole persone pigre, vuole persone che evangelizziamo, che ci muoviamo, ed è stupendo, è meraviglioso il Signore. E ancora dice: prendendo lo scudo della fede potete spegnere i dardi invocati del maligno, prendendo anche l'elmo della salvezza. L'elmo blocca tutte le dicerie, tutte le chiacchiere che il nemico insinua nella nostra mente. Rifiutali nel nome di Gesù, e anche nell'immaginazione. Sapete, tante volte arrivano immaginazioni dal diavolo. Signore, usa la nostra immaginazione per rivelarci le meraviglie di Dio. E poi c'è una cosa molto importante: prendendo anche l'elmo della salvezza e la spada dello spirito, che è la parola di Dio. Fratelli, pastori, io voglio dirvi una cosa molto importante: non separare la parola dallo spirito. La parola senza lo spirito è lettera morta. Non è la parola che mi trasforma, la parola mi informa, ma lo Spirito Santo trasforma e cambia la mia vita. La parola è la mappa che mi guida verso il cielo, mi guida nella verità del Vangelo. Tanti vogliono separare, anche nel mondo religioso, il cuore di Gesù. Gesù, io non voglio soltanto i tuoi doni, io voglio il donatore, io voglio a te Gesù, voglio la parola e lo spirito, voglio il Padre, io desidero la persona, non solo il parlare. Io desidero che lo Spirito Santo sia appieno nella mia vita, perché i miracoli, la potenza di Dio si manifestano attraverso lo Spirito Santo. L'autore della parola chi è? È lo Spirito Santo, lui non è morto. I scrittori sono morti, ma lo Spirito Santo è vivente e potente da guidarti, da rivelarti e togliere ogni paura. Lo Spirito Santo toglie la paura, perché lo Spirito Santo è amore, è l'amore di Gesù Cristo meraviglioso e potente, stupendo, meraviglioso. E poi dice anche una cosa molto importante: pregando in ogni tempo. Che cos'è la preghiera? Ogni mattina fai la prova ad alzarti prima, perché vedi, quando inizia la giornata poi ci sono tante cose da fare, da portare avanti. Io l'ho fatto sempre, non oggi che sono pensionato, ma l'ho fatto quando avevo un'attività commerciale, quando lavoravo 6 giorni la settimana. Mi alzavo sempre presto la mattina e incominciavo la mia giornata pregando e lodando il Signore, forti pregando in ogni tempo con ogni sorta di preghiera e di supplica nello Spirito, vegliando a questo scopo come con ogni perseveranza. La perseveranza è una cosa importantissima per conquistare. Cosa dobbiamo conquistare? Dobbiamo conquistare il territorio della nostra vita, diventare simili a Gesù, diventare il tempio di Dio. Paolo diceva: custodisci il buon deposito, perché, e anche nei proverbi, custodisci il tuo cuore con ogni cura, perché da esso scorgano le sorgenti della vita. Secondo punto: dobbiamo realizzare e vivere il ruolo che Dio ci ha dato, non un'associazione, non una scuola biblica, ma il ruolo che Gesù ha preparato per noi. Ok? Dobbiamo conquistare il territorio che Dio ha preparato, affinché quando ci presenteremo davanti a Lui possiamo dire: Padre, tutto è compiuto. E quarto punto, arrivare al traguardo. Che bello!
che possiamo dire: Padre, tutto è compiuto. Un giorno, mentre che pregavo, leggevo quando Gesù disse: Padre, tutto è compiuto, sento lo Spirito Santo che mi dice: ma sai che anche tu un giorno dovrai presentarti davanti al Padre, davanti a Gesù, e Gesù esaminerà tutto quello che tu hai fatto per vedere se tu hai compiuto ogni cosa. E noi vogliamo arrivare al traguardo conquistando le promesse di Dio. Non vogliamo fermarci per la paura, ma vogliamo andare avanti. E il segreto è lì: relazione con Dio. Stare ogni giorno fortificatevi nel Signore e nella forza della tua potenza. Signore, vogliamo benedirti con tutto il cuore stasera e non ci vogliamo fermare per la paura, perché tutti noi siamo fragili e deboli e tutti noi siamo soggetti alla paura. Ma quando tu metti la mano sul nostro capo, quando il tuo amore entra dentro di noi, caccia via la paura, caccia via ogni dubbio e prendiamo la tua forza, prendiamo la tua grazia affinché possiamo realizzare: noi siamo la generazione di Gesù, non siamo la generazione di Mosè, e vogliamo vivere il soprannaturale, vogliamo vivere un Vangelo di potenza, un Vangelo stupendo, un Vangelo meraviglioso. Dio possa benedire la vostra vita. E come dice l'Apostolo Paolo, e dichiariamolo insieme: io posso ogni cosa in Gesù che mi fortifica. E non ha importanza la tua provenienza, non ha importanza come sei, perché quando hai il seme di Gesù, è Gesù che cresce dentro di te, e Lui è il potente che salva. Dio vi benedica, una buona serata. Pace del Signore, Dio ti benedica, Pastore Petroni.